Diana Miraglia di Contropiede Azzurro. Ciao, come stai, Diana? Saluto agli ascoltatori di Sottoporta su Estate. Sta Ben finendo ritrovata. l'estate, è finalmente finito il mercato. Eccola qua, ecco, dicevamo proprio mercato anche a microfoni spenti, è un argomento molto ricorrente e soprattutto intenso, ecco, insomma, ti lascio dire la tua in merito. Delle critiche a questo mercato che non è stato, che non ha rispettato il Mister X, eccetera. Io su questo argomento sono contentissima di quello che è stato fatto, cioè i rinnovi di tutti i giocatori che contano e che hanno creato l'intelaiatura di una grande squadra. Certo, Diana, io ti voglio chiedere una cosa. In molti poi ho letto fra i vari social e roba varia che questo è stato una sorta di non mercato, ma secondo te è un giudizio un po' troppo critico che tiene conto soltanto del calciomercato in entrata e non anche di queste cose che dici tu? Secondo te è giusto definire non mercato quello del Napoli oppure ci sta come definizione? Io non sono assolutamente d'accordo, perché è mercato aver trattenuto Insigne, è mercato aver trattenuto Koulibaly, è mercato aver trattenuto Mertens, e poi, vabbè, grazie a Reina che ha detto resto soltanto per una faccenda. Si vuole, perché lui, differentemente da altri, ha una famiglia alle spalle dove non contano soltanto i soldi. Per me è mercato, diciamo, i vari contratti che ha fatto De Laurentiis. Consideriamo l'anno scorso quanti acquisti sono stati fatti e che nel corso dell'anno Sarri, un po' alla volta, ha assorbito fino a far diventare il centrocampo del Napoli forse il più forte, non dico se in Europa, certamente in Italia. Beh, ci sta questa cosa anche perché, ecco, dal calciomercato passiamo invece al calcio giocato, anche se il campionato è fermo. Il Napoli ha fatto 4 su 4 con 7 Con marcatori i diversi. Sporting, Esattamente. nel portiere. Esattamente. Diciamo che facciamo che sono 9 più una qualificazione, ma la sostanza non cambia. Il Napoli comunque ha mostrato. Anzi, no, più che. No, sono 6, va. La matematica diciamo che non è un'opinione, però. Diciamo, contiamole anche come 12. Mi piace, ecco, come definizione. Un Napoli che comunque ha mostrato tutto il suo potenziale, forse soltanto però in parte, perché come dicevo prima, anche con Ciro Balzano del collettivo napulegno, l'attacco con Nizza ha realizzato rispettivamente 2-2, quindi 4 gol. Come dicevamo, la matematica non è un'opinione, ma ne poteva fare ancora di più. Ne ha realizzati 3 con Atalanta e con Verona, quindi paradossalmente, fra virgolette, sono pochini. Il Napoli, ringraziando il cielo, può ancora dimostrare tanto, come dicevi tu. È vero questo, però io ieri ho avuto la fortuna di fare una chiacchierata con Stefan Zvok, Grande Stefano. che è venuto al Gambrinus perché da oggi è diventato un po' l'anima del calcio femminile di Napoli, calcio È un femminile. grande applauso ad entrambi. Infatti, un in bocca al lupo perché possano tornare in Serie A, eccetera. Ora, con Stefan Zvok, che è una persona disponibilissima, che ammira Sarri in modo incondizionato, però ha detto una cosa, e detta da lui, cioè la notiamo tutti, però detta da lui è importante. Mi sarebbe piaciuto con l'Atalanta che Napoli avesse segnato un gol sporco, che avesse vinto con un gol sporco. Invece a essere sempre un po' specchiarsi nella sua bellezza. Questo è qualche cosa che deve scemare, un po' alla volta deve andare a scemare. Un po' più brutti e un po' più vincenti con cattiveria. Esatto, se vuoi ti porto un esempio che per me è la partita simbolo, secondo me, del Napoli della scorsa stagione,
con il ragionamento che stai facendo tu ora, Inter-Napoli 0-1, ecco, tu ti aspetti più Inter-Napoli, diciamo, che magari tanti risultati pirotecnici? Ma hanno anche bene, ci mancherebbe. Ci siamo un po' abituati, però adesso siamo diventati anche un po' ragionieri. Con il senso di Napoli, Napoli è un museo a cielo aperto. Allora siamo bellissimi, adesso dobbiamo portare a casa il bottino. Beh, è vero, hai ragione, effettivamente, beh, insomma, alla Diciamo che fine è l'anno quello che scorso, conta. per esempio, siamo stati dei corsari con il Crotone. Abbiamo fatto forse le partite più brutte che abbiamo vinto, le più brutte in assoluto. Beh, ci sta, ci sta. Se non so se tu le ricordi le Come partite col no? Crotone. Come no, certo. Vabbè, comunque io penso che dal 10 ce ne saranno di cose. Io per esempio guardavo un po' il calendario Sì. e ho visto che a ottobre sarebbe bene cercarsi prima un cardiologo. Un bel tour de force, è vero. Non male, non male, non male. Mamma mia. Ah, certo. È obbligatoriamente così, certo, proprio per un fatto energetico, ecco, diciamo. Una bella domanda, io qualche dubbio ce l'ho. È vero, 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 vero. Beh, lui che poi fra l'altro è ad oggi considerato più prima punta che un giocatore adattato alla De Frello, come nel contesto della Roma attuale, chiaramente. Beh, insomma. Diciamo forse la risposta ci è arrivata proprio sul gong. Il Napoli poi ha preso Inglese e l'ha lasciato in prestito, Vabbè, quindi. quell'inglese l'ha preso perché ci ha fatto gol col Chievo, se no non l'avrebbe. mi piace questa cosa. Sì, col Chievo è riuscito a far distrarre Koulibaly che stava pensando proprio ad altre cose e Beh, quindi è beh, beh. andato diciamo a battere Reina incolpevole. E allora è piaciuto perché quello inglese già da tempo era nel mirino del Napoli. Ed è stato un colpo l'attitude molto, molto veloce Se mi passi che la però è battuta, un diciamo, il segnale Napoli aperto. adora molto la zuppa inglese, ecco, passami questa cosa, ecco, diciamo, un poco sul limite, dai. Sì, esatto, secondo me è stato comprato come un jolly, un poco per le tasse. Ci può anche stare, ecco, Un diciamo. poco perché diciamo non possiamo sfidare il destino e quindi a gennaio potrebbe tornarci utile perché c'è stata questa clausola che è stata fissata nel contratto Sì, e anche se se poi ho saputo, insomma, dicevano invece, se non ricordo male, credo il DS o il DG del Chievo invece diceva di no, forse più fra virgolette un gentleman agreement, ammesso che si dica così, insomma, un accordo fra gentiluomini, ecco, diciamola all'italiana. Effettivamente sì, se il Napoli, è stato un insomma. accordo di una stretta di mano, Esattamente, dai, facciamola molto, molto soft, ecco, diciamo sì, effettivamente se il Napoli avesse bisogno. Sa che può bussare, diciamo, alla porta e riprenderselo, diciamo, forse con un po' d'anticipo, però vedremo, insomma. però bisogna anche vedere, quest'anno sarà per esempio molto importante capire Milik Milik, che cosa vuole fare da grande? È vero, è vero, è vero, sono noi non d'accordo con te. sappiamo Milik chi è, non lo conosciamo affatto.
Non come vorremmo, questo è vero, sì, sono d'accordo. Ha un grande potenziale, dà un'ottima sensazione, però forse Milik al 100% ancora non sappiamo chi è. E poi purtroppo l'infortunio l'anno scorso ce l'ha levato da sotto agli occhi, quindi vedremo un pochettino se riuscirà ad ottenere lo spazio che credo si meriti nell'arco di questa stagione. Certo, anche perché poi è un giocatore che ha costato 35 milioni, quindi deve essere valorizzato, deve poter esprimere tutto il suo valore, però è un punto interrogativo perché nel momento in cui entra lui dovrebbe cambiare automaticamente anche il gioco del Napoli. Ma quello senza proprio alcun dubbio. Diana, prima di salutarti e ringraziarti, però c'era un argomento a proposito di calcio femminile. Dicevamo, c'è una cosa, o meglio, uno stadio che ad oggi tuttora è in ballo. Io ti volevo fare questa domanda. Ecco, com'è la situazione dello stadio Collana anche in ottica calcio femminile? Perché ricordiamolo, è stato teatro appunto del Napoli Carpisa Yamamay. Per proprio le ultime, diciamo, stagioni in massima divisione. Tu hai qualche notizia in più da dare? Anche perché poi, fra l'altro, fra un paio d'anni ci saranno le Universiadi qua a Napoli. Allora, lo stadio Collana, io cerco di stringere l'argomento perché è complicato. Vai. Comunque, la regione è proprietaria e il Esatto, sì. comune ha sempre avuto il comodato giusto. L'ultimo periodo di Caldoro alla regione fece un bando di concorso per darla ai privati e a questo bando di concorso partecipò l'associazione che fa capo a Cuomo, che fa capo a Cuomo, Sandro Cuomo, che ha la palestra di Scherma, eccetera. Ok. Ora, questo bando di concorso, nel momento in cui stavano per prendere dei piani, si tratta di 24 ore, proprio 25 gennaio, queste chiavi sono state trattenute perché il Consiglio di Stato ha bloccato. Perché l'altra società perdente, che fa capo a un imprenditore magari con Cannavaro e Ferrara, avevano bloccato questo bando. Da quel momento il Collana è rimasto chiuso, completamente chiuso. Manifestazioni, eccetera, eccetera. Sì, ricordo. Oggi si è arrivato anzi non oggi, a maggio, si è arrivato che la regione ha affidato all'ARU, Agenzia Regionale delle Universiadi, il compito di fare il progetto e in effetti l'ARU ha in mano 8-9 milioni proprio dalle Universiadi per poter fare una cittadella, rifare la cittadella dello sport e deve essere consegnata a luglio 2019. Sono cominciati i lavori sono cominciati per la messa in Bene, sicurezza bene, bene, e diciamo a metà settembre è già prevista una prima riunione per capire se ogni singola società, perché sono ben 40 società, possono fare i comodati e aprire in maniera parziale a 7.000 utenti. Ieri c'era Italo Palmieri, ovviamente al Gambrino, bene, certo. che si augura il calcio, che Napoli, calcio femminile, possa trovare finalmente casa. Per ora andrà a giocare a Pianura, però Ok. intanto ha trovato la possibilità di allenamenti al CUS, che è una struttura tra virgolette svizzera, cioè perfetta. Quindi già questo, diciamo, fa aumentare il tasso di qualità della società. Però intanto un conto è giocare al Vomero, un conto è giocare a Pianura. Ah, beh, senza proprio alcun dubbio, e speriamo appunto che questa casa sia quanto prima pronta per riospitare i suoi proprietari, quelli circostanti, e anche chiaramente il calcio femminile. Diana,
prima di salutarti e ringraziarti, ricordiamo come possono non solo seguire te, ma chiaramente la tua testata. Ricordiamo come si può fare ai nostri amici ascoltatori. Basta contropiede azzurro. Pensare al contropiede azzurro del Napoli e resta la nostra testata. Arriva la nostra testata. Perfetto, quindi vabbè, chiaramente social, sito internet e chi più ne ha più ne metta. Noi ci ritroviamo molto presto. Grazie davvero per questa magnifica chiacchierata. Ti lascio anche con un applauso, visto che ci sono, lo usiamo, lo utilizziamo. Sempre, comunque e dovunque. Ciao Diana, grazie.